next speaker is Lara Comey. Grazie Presidente, buongiorno Commissario. Io ritengo che l'Unione economica e monetaria sia stata rafforzata dall'ultima grave crisi economica rispetto a quello che avevamo in passato, ma resta purtroppo incompiuta. Nonostante i progressi che abbiamo svolto per quanto riguarda il rafforzamento della governance economica e anche l'avvio dell'Unione bancaria, abbiamo ancora molto da fare. Il nostro impegno deve puntare a realizzare un'Unione capace di conseguire una maggior crescita, una maggior occupazione e prosperità per tutti i cittadini, quindi senza distinzione di classe, ma al contempo deve essere basata anche su basi solide per far fronte a delle sfide non solo interne, ma anche mondiali. Dobbiamo essere sicuramente più competitivi anche nei confronti degli Stati Uniti e della Cina. So bene che gli sviluppi occupazionali e sociali sono stati esaminati nel dettaglio nelle relazioni per paese del corso di quest'anno, rivolgendosi a raccomandazioni specifiche paese per paese. Però ci tengo a ribadire l'urgenza e la necessità di migliorare il mercato del lavoro e delle performance sociali, sicuramente per dar fiducia a tutti quei giovani che sono ancora senza lavoro e hanno un tasso di disoccupazione giovanile molto molto alto. Sicuramente è importante la flex security, dobbiamo avere contratti di lavoro flessibili e affidabili, non precari, che è una questione totalmente diversa. Una tassazione del lavoro favorevole, quindi che agevoli naturalmente le nuove assunzioni, dei programmi di apprendimento permanente, aiuti l'inserimento lavorativo. Io penso che in questo momento dobbiamo essere sicuramente più operativi anche da un punto di vista occupazionale. Grazie Presidente.